Novità per chi viaggia in treno, Italo, il treno ad alta velocità della compagnia NTV, ha fatto oggi il suo primo viaggio sulla Torino-Milano, dove da lunedì prossimo ci saranno 7 nuove corse al giorno. Le Ferrovie dello Stato rispondono premendo l'acceleratore sull'innovazione tecnologica. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Mauro Moretti, da Pistoia, Dino Sorgonà. L'innovazione è fondamentale per la crescita dell'impresa. Cosa stanno facendo le ferrovie italiane? Stiamo facendo treni come questo. Un contenuto di tecnologia come un aereo o quasi una centrale nucleare. Per spingere questo treno in sicurezza fino a 360 km all'ora, anche 400, in piena sostenibilità ambientale. Soprattutto con al centro il nostro cliente che deve viaggiare in maniera confortevole. Altro elemento fondamentale è la concorrenza. Voi state subendo una concorrenza sia privata che pubblica in Italia e in Europa. Come state reagendo? Noi siamo una delle imprese più importanti d'Europa, il mercato per noi ormai è diventato una consuetudine, ci stiamo allenando, abbiamo avuto ottimi risultati, siamo tra quelli che possono competere per copiare i mercati europei, quindi è un grande veicolo per il nostro paese. Ecco, proprio parlando del nostro paese, come vede il nostro paese su questa innovazione e concorrenza? Il nostro paese deve da un lato promuovere la concorrenza di tutti i servizi, pretendere che in Europa tutti gli altri paesi facciano la stessa cosa per evitare di essere in competizione sleale e d'altra parte promuovere innovazione, l'innovazione che riesce in qualche modo a coniugare quella cosa che oggi si chiama green economy e digital economy, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Questo ne è un esempio da poter seguire sicuramente.